Andrea De Lugo, presidente della Fondazione Aiello, oggi è stato presentato un importante progetto relativo a Moby Dick, ce ne può parlare? È un progetto che coinvolge tutta la comunità algherese, dai bambini che oggi erano presenti numerosissimi a questa manifestazione, a questa presentazione, i giocatori della squadra di rugby che si sono prestati molto volentieri come comparse per questa rappresentazione teatrale Moby Dick, che si svolgerà in banchina dogana il 19 di dicembre e sarà preceduta da una settimana di laboratori. I laboratori che appunto con i bambini e con tutti quelli che reciteranno per far sì che questa bellissima storia della balena bianca di Moby Dick possa essere fruita da tutti gli algheresi che vorranno assistere a questa presentazione. Un progetto molto bello di teatro all'aperto, un messaggio di fiducia, di ripartenza che come fondazione e come comune vogliamo dare. E siamo sicuri che sarà un bellissimo evento che abbiamo fortemente voluto, è una manifestazione che ha già ricevuto dei premi a livello internazionale, abbiamo fortemente voluto portarla ad Alghero per il Cadeano.